Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono Ron Walker ed eccoci oggi alle uscite del mese di agosto, della fine del mese di agosto per quanto riguarda il Game Pass. Ci sono molti titoli in arrivo, alcuni molto interessanti, anche di grande spessore, quindi senza ulteriore indugio, prima di lanciarci nel cuore del video vi invito come sempre a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, seguitemi sui miei social, like, condivisione, fate tutte cose come sempre. Detto questo, non indugiamo oltre, let's go! Partiamo con i titoli già disponibili da oggi. Il primo è Coffee Talk, una visual novel dove saremo un barista alle prese con la gestione del suo locale, in una versione immaginaria di Seattle popolata da umani, ma anche da creature fantasy quali orchi, demoni, eccetera. Appunto, trattandosi di una visual novel, più che gestire il bar e i vari drink, dovremo avere a che fare con gli avventori del locale, ascoltando i loro problemi e le loro vicende. Se vi piace il genere, sappiate che il sequel, Coffee Talk 2, è in arrivo per il 2023. Giorno 23 agosto invece per Midnight Fight Express, un picchiaduro molto croccante dove impersoneremo un ex membro della malavita, il quale, redento da una intelligenza artificiale, si troverà a dover sgominare un vero e proprio impero criminale, le cui radici affondano nel profondo della città. Oltre ad avere delle animazioni da paura, il combat system, punto cardine dell'esperienza, sembra davvero molto divertente e, nonostante possa sembrare un button mashing, ha delle meccaniche che vanno oltre lo spam del tasto d'attacco. Fortunatamente non ci resta che attenderlo e provarlo. Il giorno 25 invece escono due titoli. Uno è Hexapunks, un altro puzzle game ingegneristico partorito dal team Zachtronics, che ultimamente vediamo spesso dalle parti del Game Pass e che, come alla stregua dei due precedenti, andrà a solleticare i vostri appetiti di programmazioni, coding, reverse engineering, in caso ne abbiate. Il secondo invece è Opus Echo of Starsong, una graphic novel acclamata dalla critica dove vestiremo i panni di Eda, una ragazza che può sentire suoni dalla profondità dello spazio, chiamati Starsongs appunto. Eda incontrerà un ragazzo lungo il suo cammino e le loro vite si intrecceranno. Insomma, una storia molto particolare che ci condurrà ai limiti del tempo e dello spazio. Passiamo ora al 30 agosto, dove escono un bel po' di titoli di vari generi. Il primo è Commandos 3 Remastered, che non è niente meno che la remastered del terzo capitolo di uno dei giochi che ha segnato la mia adolescenza. In questo strategico in tempo reale vi troverete a gestire una squadra di più elementi e dovrete sbarazzarvi dei nemici di ciascun livello, cercando di creare meno scompiglio possibile. Insomma, una sorta di padre di Desperados, ma ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, per darvi qualche riferimento. Devo dire la verità, il terzo capitolo è quello che mi piacque meno in assoluto, perché, nonostante fosse in 3D, aveva dei comandi raccapriccianti su PC. Quindi speriamo vivamente che abbiano sistemato almeno questo aspetto. Proseguiamo con Immortality, ultimo lavoro di Sam Barlow, che nella sua rodata formula videoludica, come fu per Her Story e Telling Lies, ci condurrà alla ricerca di informazioni, stavolta su Marissa Marcel, l'attrice protagonista del titolo scomparsa prima dell'uscita dei suoi tre film. In uno strano ma vincente connubio fra gioco investigativo e avventura grafica, anche questa volta la trama la farà da padrone e cercheremo di fare luce sull'identità e la sorte di Marissa. Staremo a vedere se riuscirà ad attestarsi agli ottimi livelli dei suoi due predecessori. Il terzo titolo della carrellata è Tinykin, un coloratissimo e fresco action adventure che ci porterà nel mondo di Milo, un alieno minuscolo arrivato sul nostro pianeta nel 1991, che stranamente sembra non essere più popolato dagli umani. Avremo a farci compagnia i Tinykin, nostri fedeli aiutanti nel corso dell'avventura, che potremo utilizzare per risolvere i vari puzzle ambientali e rompicapi. Se notate una certa somiglianza con Pikmin, ci avete preso ovviamente, ma davvero solo io ho pensato ai Lemmings? Qualcuno conosce i Lemmings o sono io troppo vecchio? Hashtag Lemmings nei commenti se sai di chi sto parlando e hai già la mia stima. Concludiamo la serie del 30 con Immortals Fenyx Rising, e qui siamo davanti a uno dei titoli più interessanti che ha partorito Ubisoft ultimamente, a mio parere. In quello che a un primo sguardo potrebbe sembrare un tributo a Zelda Breath of the Wild, saremo nel mondo della mitologia greca nei panni di Fenyx, una semidea che dovrà salvare gli dei del panteon ellenico dall'incombente catastrofe. Questo gioco, oltre allo stile grafico quantomeno conturbante e al setting mitologico che mi acchiappa ovviamente instant, ha un gameplay estremamente appagante e convincente. Se vi piacciono le avventure di taglio più zero,
del Diano dell'ultima era, scaricatelo al volo, non potete perdervelo. Passiamo al secondo blocco, dove abbiamo 16 altri titoli i cui controlli sono stati integrati in formato touch grazie a Xbox Cloud Gaming. A questo giro abbiamo Chorus, Coffee Talk, Dragon Age 2, Dragon Age Origins, Floppy Knights, Match Point, MLB The Show 22, My Friend Peppa Pig, Paw Patrol The Movie Adventure City Calls, Skate, Star Wars Squadrons, Super Mega Baseball 3, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, Turnip Boy Commits Tax Evasion e Two Point Campus. Ci lasciano invece il giorno 31 i seguenti titoli che quindi usciranno dal catalogo di Game Pass: Elite Dangerous, Hades, Myst, NBA 2K22, Signs of the Sojourner, Spiritfarer, 12 Minutes, Two Point Hospital, What Remains of Edith Finch e World War Z. Beh, signori, a questo giro escono dei pesi massimi: Hades, NBA 2K22, Spiritfarer, Two Point Hospital, molto divertente, ma anche What Remains of Edith Finch. Mi raccomando, ragazzi, questi titoli che ho nominato dategli un'occhiata, ovviamente, perché sono imperdibili e se non li avete giocati è un peccato che spariscano dal catalogo senza avervi dato la possibilità di provarli. Benissimo, people, spero che la rassegna di questi titoli per la fine del mese di agosto sia di vostro gradimento. Ovviamente vi invito all'interno del box dei commenti qui sotto a lasciarmi un commentino con scritto quale è il vostro videogioco o quali sono i vostri videogiochi che siete più propensi a giocare e a provare all'interno di questa infornata. Noi ci vediamo per l'inizio di settembre, per l'infornata dei giochi di settembre, che sarà un mese già particolarmente ricco. Ovviamente trovate anche il mio calendario delle uscite, sempre con il link qui sotto in descrizione, un piccolo calendario dove tengo monitorate le uscite del Game Pass. Detto questo, ci vediamo ad un prossimo video e quindi non mi resta che augurarvi buon divertimento, gamers. Alla prossima!